via Maestri del Lavoro, quartiere Salinella. Beh, un servizio completamente diverso dagli altri. Vedete, sto guidando e vi facciamo vedere questo percorso di guerra. Rinaldo Melucci, questa è la tua rinascita. Guardate un po', la strada tutta buche, la guardate, sembra un tratturo, guardate, tutto rotto, perché poi viene rappezzato con un po' di asfalto e poi si crea tutta questa gruviera. Guardate la gruviera, guardate qui, guardate, proprio la macchina sobbalza. Tante segnalazioni in tutti questi anni, ma nulla, vedete, la strada quella che è. Anche qui altri crateri, guardate qui la buca, vedete, un'altra buca, boom, e precipitiamo dentro. E così via. E allora, ancora qui, guardate, un mosaico, proprio tutto, sembra un puzzle per quante sono le toppe, i rappezzi, le buche, non si capisce più quello che c'è qui. Ovviamente con la pioggia il quadro peggiora ancora di più. E allora, cari amici, cosa dobbiamo fare il 12 giugno? Vivere in questo stato di degrado? Con le 100 cose fatte nella sua immaginazione, ma vivendo invece nel degrado? O vogliamo organizzarci e riqualificare la città? Io penso che sia proprio il caso di quest'ultima ipotesi. Il 12 giugno, una croce secca su Luigi Abate Sindaco e su Taranto senza Ilva.